Buonasera a tutti, torno qua dopo qualche anno di assenza, ringrazio chi ci ha invitato. Volevo un attimo ricordare il professore Liceto perché esattamente 20 anni fa, io ero appena ancora ragazzino, mi chiamò a fare un lavoro molto interessante sul viaggio nel Bacchiglione e mi immagino che se fosse qui avesse visto la tesi di questo ragazzo sarebbe molto contento. Continua così che almeno a me il liceo ha portato molta fortuna e buone cose. Ecco, vi presenterò questo lavoro che ormai è frutto di 2 anni di sforzi di vario tipo. Vedrete le slide sono in inglese per un motivo, diciamo, politico. Ho dovuto prendere quello che è stato presentato al Ministero dei o come lo chiamano loro anche per Cairo un anno fa e inserirci un po' di materiale per spiegarvi meglio il contesto, perché in Egitto chi lavora in archeologia deve anche firmare dei contratti, delle clausole di servizio che insomma fanno un po' ridere, perché quando vedete alcune foto che abbiamo fatto noi, che non abbiamo mai potuto mettere su alcuna pubblicazione o su internet, e poi trovavamo puntualmente le nostre foto su National Geographic, Twitter, Facebook, però così è. L'Egitto è un paese molto complesso, come avete potuto anche vedere da altri fatti più gravi in televisione. Quindi questo è stato un progetto molto eccitante dal punto di vista professionale, ma anche estremamente faticoso e difficile per tutto il contesto che ci ha circondato. Vedete che in fondo c'è il nome della persona che in teoria doveva essere qui al mio posto a presentare questo, perché è il coordinatore del progetto, il professor Franco Porcelli del Politecnico Torino. In questo momento si trova in Cina e che ringrazio perché è stato il coordinatore con noi per tutti questi mesi. E citerò poi in seguito tutte le altre persone che hanno collaborato a questo progetto. Vedete che in alto c'è scritto Complete Geophysical Survey of the Valley of the Kings, perché il progetto originario studiato con National Geographic e con alcuni produttori televisivi era quello di cercare di fare una mappatura estensiva. Cercherò nel seguito di spiegarvi perché questo ha rilevanza nella Valle dei Re, che per chi non lo sapesse si trova nelle vicinanze di Luxor, che è una città a circa 650 km a sud di Cairo lungo il Nilo, un posto molto particolare, molto conosciuto dai turisti, soprattutto per la tomba di Tutankhamen, dove ci sono tantissime altre cose interessanti, oltre alla cultura locale e alle persone. E poi vedete sotto c'è un altro video, è scritto The Third, KV62 sarebbe Kings Valley 62, perché le tombe sono tutte numerate, quindi la tomba di Tutankhamen è numerata come la 62esima mai scoperta. In realtà oggi siamo arrivati a 64. KV62 è stata scoperta nel 1922 da Howard Carter e dal 1922 a oggi sono state scoperte solo 2 tombe di dimensione molto piccola e di importanza estremamente relativa. Quindi immaginatevi quasi 100 anni di non scoperte, vedrete, farete idea di cause, del perché di questo, forse non ce ne sono più tanto da scoprire, ma anche perché purtroppo una delle difficoltà che c'è in Egitto è che ci sono personaggi che cercano di, diciamo, controllare tutto quello che succede in archeologia e non lasciano, diciamo, spunto o libertà alle tecnologie o alle nuove idee. E tutto è così, non sta cambiando niente malgrado rivoluzioni, controrivoluzioni. Ecco, dicevo, perché c'è scritto, scusate, third KV62, perché il terzo scan della KV62? Perché tutto l'interesse di National Geographic è nato dal fatto che nel 2015 fu chiamato un esperto giapponese di nome Watanabe, che portò un radar, credo un'antenna di almeno 25-30 anni fa, dentro la tomba di Tutankhamen, fece 2 scansioni di numero, perché era
talmente circondato di giornalisti, funzionari del ministero, che più di quello non poteva fare, due scansioni orizzontali, e dopo una settimana mandò un report dicendo: secondo me dietro le mura di questa tomba c'è qualcos'altro. Questo poi ha scatenato i media, e successivamente National Geographic ha portato un team americano per fare altre scansioni. Sono state fatte anche in quel caso in orizzontale lungo i muri della tomba e in due o tre posizioni in altezza, e da queste scansioni invece si concludeva che non ci fosse niente di particolarmente rilevante. Questi due fatti sono successi nell'arco di 4-5 mesi. A quel punto sia gli egiziani che gli americani hanno cominciato a litigare su perché o per come ci fosse o non ci fosse un'altra tomba o un'altra stanza dietro la stanza del tesoro di Tutankhamon, e questo è diventato un fatto di Stato, perché dovete immaginarvi che la tomba di Tutankhamon contribuisce al PIL della città di Luxor con penso per il 50-60%, cioè solo i biglietti per entrare in quella tomba che costano, mi sembra, sui 35-40 euro solo per la tomba, fanno danno da mangiare a tantissime persone, quindi non è soltanto un fatto archeologico, ma è un fatto qualunque. E quindi nell'ambito del progetto, a un certo punto, ma non in prima battuta, in seconda, terza battuta, ci è stato chiesto di ripetere le misure. Quindi voi vedrete una prima parte della mia presentazione in cui vi farò vedere quello che abbiamo fatto al di fuori delle tombe, e poi l'ultimo viaggio di quest'anno è stato invece dedicato al lavoro dentro la tomba, un lavoro molto più particolare. Chi è interessato, sono contento di far vedere dei dati che sono tutti pubblicati, ufficialmente presentati al Ministero, quindi di tutto quello che vedrete oggi non c'è niente di non, diciamo, di presentato contro le direttive del Ministero. Vedete che in realtà all'inizio, quando siamo arrivati, il giorno dopo ci hanno chiesto di andare a casa di Zakiawas. Zakiawas è quel signore che, chi ha seguito un po' le vicende egiziane, nel 2012 fu quasi linciato dalla folla perché hanno cercato di prenderlo, perché era accusato dai ribelli filo islamici di essersi intascato somme di vario livello per l'archeologia. Lui ha sempre detto che non è così, io lo conosco abbastanza bene ormai, non credo che sia così, però rimane il fatto, ad oggi, con la controrivoluzione è ritornato a essere il factotum dell'archeologia in Egitto. Cioè, se c'è qualcosa da fare, siccome tutti i dirigenti del ministero sono tutti ex collaboratori di Zakiawas, se c'è il ministro che firma un foglio, dietro prima c'è Awas che dice se va bene, questa è la realtà. E quando siamo partiti, lui ci ha chiesto di concentrarsi su un'altra valle che è distante in linea d'aria non più di 1 chilometro da quella dove c'è la tomba di Tutankhamon, che si chiama Valle delle Scimmie, perché c'è una tomba famosa in cui sono tutte le scimmie dipinte sul muro. E da lì poi è nata un'altra cosa: se vi capiterà il prossimo anno, probabilmente vedrete un documentario su Discovery Channel che descrive gli scavi in questa valle laterale. Noi invece eravamo partiti per lavorare sulla valle centrale, che è dove c'è la tomba di un ricordo per chi è legato a Padova. Belzoni era un ingegnere idraulico padovano che tra il 1816 e il 1819 ha scoperto circa 20 delle 64 tombe note oggi in questo posto, in soli 3 anni tra l'altro. E questo vi ho riportato qui un paio dei disegni che lui aveva fatto e pubblicato all'epoca. In particolare interessante, c'è un puntatore qua? Interessante vedere questo dettaglio qui. Questo non è uno scalino del deserto. La Valle dei Re, 3300 anni fa, era stata progettata per proteggere le tombe dalle inondazioni, perché in Egitto ci possono essere 5-6 mesi consecutivi di siccità notevole, poi però quando arriva la pioggia fa disastri. E ancora oggi, ma ovviamente 200 anni fa erano più visibili, perché oggi la
superficie della valle molto turistizzata con marciapiedi e altre cose, si notavano queste piccole opere di salto idraulico che erano progettate per poi deviare l'acqua e non far inondare la zona delle tombe, che come vedete sono sempre apparse come delle aperture al contatto tra la parte di deposito alluvionale centrale e pietre della roccia calcarea delle colline. E vedete che una cosa molto interessante è che questo ingegnere padovano, 200 anni fa, aveva cominciato a fare mappe. E vi posso garantire che se sovrapponete la topografia attuale corretta delle tombe della Valle del Re su questa, non era fatta malissimo. Si vede anche segnato i punti di triangolazione, che come oggi sono dei caposaldi che sono presenti sulle varie sommità delle collinette della valle. Diciamo, onore agli italiani che già 200 anni fa hanno fatto un lavoro egregio. Niente, per chi non avesse mai visto queste foto, queste Howard Carter, che tra l'altro è morto, se non sbaglio, l'anno dopo aver scoperto questa tomba, e questo è tutto quello che fu trovato, quella che poi vedrete riferita nel seguito come Treasury Room, cioè la tomba del tesoro, la camera del tesoro che sta accanto alla camera del sarcofago. È incredibile vedere che tipo di oggetti potessero costruire, ripeto, 3300 anni fa. Questa è una foto degli anni 30 e come vedete, dopo Carter, gli egiziani avevano già cominciato a creare una struttura di protezione della tomba. C'è una cosa particolare nella tomba di Tutankhamon. Prima di tutto vedrete poi dopo che sta sotto un'altra tomba. Questa è la tomba di Ramses VI e la tomba di Tutankhamon è stata costruita dopo, sotto. Quindi c'è un grande corridoio di questa tomba bellissima di Ramses. In realtà Tutankhamon è stato seppellito in una tomba molto più piccola, probabilmente costruita molto velocemente perché Tutankhamon è morto a 18 anni, e inserita sotto la struttura di un'altra tomba. Questo però vi fa anche capire che alcune tombe, tra cui anche la numero 63 e 64 sono state scoperte negli ultimi 20 anni, che si trova una 63 è qui e la 64 da questa parte, che sono state trovate nella parte di valle, perché diciamo tombe successive, non avendo più spazio nelle rocce principali, potevano essere anche costruite come shaft, quindi non come apertura a porta, ma come pozzo e poi corridoio, nelle parti di valle. Questo è come il posto appare oggi. Non è cambiato molto, vedete, c'è ancora la struttura in muratura che protegge l'ingresso della tomba di Tutankhamon. In realtà poi si è costruito tutto questo manufatto posteriore dove hanno messo il condizionatore, cioè un mega impianto per condizionare l'aria, perché dovete immaginarvi che qui sotto si scende di circa 13 metri dal piano campagna quando si arriva alla tomba di Tutankhamon, e sotto la temperatura va gestita e soprattutto ci scendono centinaia di turisti ogni giorno, quindi hanno dovuto fare un po' di infrastruttura. Questa è una foto probabilmente fatta la mattina presto, perché di solito questo posto è talmente pieno di gente che difficile camminare. Stesso, noi lavoravamo sempre tra le 5 e mezzo e 6 di mattina fino a mezzogiorno, poi dopo mezzogiorno già a febbraio in Egitto in un posto come questo non si sta in piedi. E vedete cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di fare tomografia elettrica perché, come tutti voi sapete, quando ci si propone di vedere targets che sono a una certa profondità, non è detto di poterli vedere con i metodi, diciamo, da mappatura superficiale. Abbiamo provato, in realtà a ottobre i nostri colleghi del Politecnico hanno provato a applicare il magnetismo, però vi farò vedere dalle mappe del radar che questo sottosuolo è pieno di tubazioni, e sono tutte tubazioni in ghisa che furono posate alla fine degli anni 20, quando, diciamo, dopo la scoperta di Tutankhamon, il sito è stato dotato di bagni, punti di rinfresco per i turisti, e quindi già 90 anni fa cominciarono a fare infrastruttura con tubazioni e cavi elettrici. Ovviamente la parte pianeggiante in realtà è molto stretta, questa piazzetta è forse il punto più largo delle zone pianeggianti, tutto il resto
sono pendenze di 30-40 gradi, quindi fare sezioni o 3D elettrico in questi siti vuol dire anche arrampicarsi. Abbiamo avuto ovviamente tantissimi problemi per creare il contatto elettrico in superficie, però ci siamo resi conto che queste rocce, sebbene siano definite puramente limestone, in realtà sono calcari marnosi con moltissimi noduli di selce e con zone anche molto gessose, quindi la conduzione della corrente non è facile in superficie, ma appena si cura bene il foro dell'elettrodo con un po' di acqua, un po' di gel, non ci sono problemi. Cosa molto importante, questo espresserò successivamente, è la topografia. Cioè, tutto questo lavoro è stato fatto con il supporto di una stazione totale robotica e successivamente il Dipartimento di Geomatica del Politecnico Torino ha fatto l'idea di laser scanner, perché la complessità topografica è tale che qualsiasi misura geofisica non corretta in modo topografico non avrebbe alcun senso. Quindi noi ci siamo abituati laggiù a farci la nostra topografia. Tra l'altro abbiamo incontrato un professore che si chiama Kent Weeks, che è da 30 anni che lavora là, americano, e che ha rinnovato tutti i capisaldi topografici di tutta questa valle. E con la sua mappa siamo andati a ribattere tutti i caposaldi per poter agganciare il nostro rilievo alle mappe esistenti. Che in Egitto non si usano le coordinate UTM, ma tutt'altro. Questo è quello che abbiamo fatto in questa valle centrale. Quindi vedete qui, tomba di Tutankhamen è questa piccolina con le camere, questa qui. Sopra avete questa qui lunga, la tomba di Ramses VI. Queste sono due strutture sovrapposte distanti tra loro circa 5 metri, diciamo nel punto centrale. Qui abbiamo fatto, vedete, diverse tipologie di allineamento elettronico, sia a loop o a semi-loop tridimensionale, che allineamenti in tutte le direzioni. Vi farò vedere alcuni esempi di questi. Poi abbiamo fatto, in realtà abbiamo iniziato facendo in mezzo ai turisti una sezione elettrica che ci potesse dare un'idea della risposta generica delle rocce in questo sito. E poi vedete anche qui ci sono altri gruppi di elettrodi in due zone, in realtà non sono ancora stati pubblicati, e che sono oggetto di, forse saranno oggetto quest'anno di un documentario di History Channel. Allora, questa sezione qui che vedete, questi pallini rosa, è questa sezione. Quindi vedete cosa succede? Quando passo vicino alla tomba, qui molto vicino alla tomba di Tutankhamen, posso vedere certi tipi di anomalie resistive. Ovviamente qui resistive vuol dire migliaia di ohm. Però la cosa sorprendente è che in questo sito ci sono anche strutture che vanno nelle basse centinaia di ohm. Perché? Perché molte tombe sono collassate. Quando collassano si riempiono di fango, di materiale umido. Un esempio più lampante è questa tomba qui, che vedete sembra un condominio. Se ci andate dentro è una cosa impressionante, tutta divisa in stanze, ogni stanza ha delle celle laterali per varie sepolture. Ed è stata mappata da questi americani fino a questo punto qui. In realtà tutti sanno, perché si vede dell'aria, si vede la continuazione, che ci sono ambienti ancora completamente pieni di materiale di movimento dovuto a chissà quante alluvioni o crolli nelle strutture di sostegno. E questi possono dare anomalie molto conduttive. Se invece passiamo sopra una parte centrale di questa tomba, dove si può tuttora andare in visita, ovviamente troviamo una resistività di decine di migliaia di ohm, perché sotto effettivamente ci sono vuoti. Il sottofondo, come vedete, è intorno tra i 1000 e i 2000 ohm, comunque variabile, perché se avete visto dalle prime foto, ma ve ne farò vedere altre, questo è un sito dove la complessità geologica è incredibile, ci sono fratture verticali, faglie in due direzioni a circa 60 gradi l'una dall'altra che si incrociano. Una delle proposte che abbiamo fatto al ministero egiziano era quella di portarci
il famoso geologo piemontese che sarebbe venuto volentieri, non hanno mai voluto portarlo, perché di fatto per loro l'archeologia e la geologia non sono da considerare, invece sono sbagliato. Qui vi faccio vedere un paio di sezioni, vi rendete conto che ci sono zone, ci sono ancora tombe riempite di fango che di fatto appaiono come dei conduttori. Quindi c'è questa dualità incredibile di non sapere se quello che si cerca è in realtà molto resistivo, molto conduttivo. E questo vedrete dalle immagini che abbiamo trovato per lungo. E spiegherebbe il fatto che negli ultimi 100 anni non si siano trovate altre tombe, perché effettivamente il riempimento è tale che se... E non solo il riempimento, ma direi la cementazione, cioè delle foto che abbiamo visto dagli scavi dove è stato trovato riempito, non è stato riempito, trovato materiale sciolto, ma fango che ormai è diventato quasi la pigna, che ha una resistività comunque molto più bassa della roccia in posto, ma che non è facilmente scoperta. Vedete anche qui in alto il modello 3D della tomba di Tutankhamen, che noi ci siamo rilevati con la stazione totale per verificare tutte le misure. Perché? Perché vedrete ora i primi modelli 3D che abbiamo fatto della tomba, ovviamente ci siamo dovuti ricostruire il modello totale topografico, sia di quello che c'è sopra, sia eventualmente del vuoto, per capire qual era la risposta. Allora, questo è un primo risultato fatto soltanto usando gli elettrodi che andavano intorno alla collina, proprio perché era abbastanza inconcludente, non si riusciva a capire se la risposta fosse conduttiva o no. Ci siamo posti il problema di poi fare invece tante sezioni sopra la collina, è molto più faticoso, ma sicuramente ha più risoluzione e profondità. Perché? Perché, come avete visto prima, qui dietro, proprio sopra la tomba del Tutankhamen, c'è installato questo impianto di condizionamento. Quindi diciamo che andandoci intorno, il rischio che quel tipo di sistema porti disturbo sicuramente si corre. Ecco, vedete, questo è il modello tridimensionale, non abbiamo fatto soltanto rilievo della parte interessata dagli elettrodi, ma siamo andati ben oltre, perché l'idea era comunque quella di continuare. Ci sono tutte queste colline che vedete, in particolare questo tratto qui e parte di questa, tutti gli archeologi egiziani dicono che potenzialmente ci sono più tombe. Questi pallini che vedete sono gli elettrodi utilizzati e questa è tutta la maglia topografica. Immagini mostrate al Ministero, vedete che una volta fatto, integrato il dato tridimensionale con tutte le sezioni, invertito tutto con la topografia corretta, effettivamente la tomba nota appare come un resistivo maggiore del background, e ci sono altre anomalie intorno abbastanza interessanti. Vi faccio vedere altre immagini e scendiamo verso la profondità. Se guardate in sezione, tanto qui vi rendete conto, questa è un'immagine senza esagerazione verticale, vi rendete conto della pendenza di queste strutture, e qui vedete la sezione che passa, diciamo, in assi alla tomba di Tutankhamen, che effettivamente identifica l'anomalia resistiva dove dovrebbe essere. Il problema è che sopra ci sono anomalie conduttive che sono dovute a varie cose. Le anomalie conduttive basse, come vi farò vedere dopo, sono dovute al fatto che sotto il calcare c'è uno scisti. E lo scisti intanto è dislocato, quindi non è un plateau, ma si trova a diverse altezze, è sicuramente più conduttivo del calcare. Ed era considerato dagli egiziani quasi sempre una base dove arrivare a posare una tomba. Poi vi farò vedere dopo in realtà che sono state trovate tombe che scendono giù, attraversano tutti gli scisti e arrivano a un secondo livello di calcare, che ha un altro nome, perché diciamo, i vari faraoni, soprattutto prima di Tutankhamen, facevano un po' la gara a chi faceva la tomba più bella. Quindi più la tomba era monumentale, più scendeva giù. Era più complessa e più ardimentosa. Questa è una sezione invece trasversale, quindi vedete montagna, la valle, la collina di Tutankhamen e di nuovo l'anomalia principale della tomba. Questa
vi faccio vedere la stessa immagine, però con un contrasto esagerato, perché ovviamente nell'andare a parlare con gli archeologi, l'unica cosa che interessa è dire: ma hai trovato qualcosa o no? Si vede o non si vede? E quindi bisogna esasperare le scale colori. Vi faccio notare questa anomalia qui laterale, la vedrete a cosa è dovuta. Questa è la stessa sezione, diciamo, con il contesto per farvi capire dove si trovi. Salta praticamente sopra la tomba di Ramses, che è questa, e questa è la posizione della tomba di Tutankhamon. Nella complessità topografica e nella complessità dovuta all'ambiente, alle rocce, c'è anche il fatto che sono strutture spesso sovrapposte. Sotto questa collina la tomba di Ramses VI si incrocia, a un certo punto passano a tipo un metro o due di distanza dall'altra, con direzioni diverse. Eppure sono in perfetto stato a distanza di 3 millenni e anche di più, perché se Ramses, diciamo, della dinastia precedente a Tutankhamon, quindi si arriva anche a 3700 anni prima di Cristo. No, scusate, 3700 prima di noi, 1700 anni prima di Cristo. Qui vedete altre sezioni e vedete che abbiamo riportato per loro anche tutta la traccia delle fratture che sono evidenti in superficie e che sono visibilissime anche nelle tomografie elettriche, che sono queste fratture su verticali. Quindi immaginate un sito dove comunque quando piove in maniera torrenziale, l'infiltrazione delle fratture è certa. Il danno nelle tombe è visibilissimo, perché spesso scendendo nelle tombe si vede percolazione di acqua nelle fratture, quindi che quelle fratture siano visibili con misure elettriche è certo, e così. Questo è quello che dicevo prima, vedete che ci sono circa 4 metri di quello che chiamano Esna Shale, cioè gli scisti, mentre gran parte delle tombe si sviluppano nella parte alta e poi magari usano gli scisti come fondo, ma poi vedete che a un certo punto trovavano una seconda roccia e continuavano a scendere. Ci sono tombe invece che sono quasi del tutto sviluppate negli scisti. Questa qui, che è la Thebes Limestone, per gli egiziani il nome è roccia madre. Perché? Perché per loro tutte le tombe principali sono state scavate in questo calcare di Ancastro, e l'archeologo classico egiziano pensa che tutto debba essere scavato nella roccia. In realtà, come vedete in questo caso qui, ma ce ne sono tanti altri, non è sempre stato così. Spesso venivano costruiti pozzi verticali per poi arrivare alle rocce più competenti, perché spesso queste rocce marnose non hanno la struttura, la competenza per mantenere una tomba. Altra cosa importante, perché, e vedete, questo è per spiegarvi perché abbiamo fatto anche i radar 3D, perché tutte le tombe nella Valle dei Re sono state scoperte trovando prima dell'archeologia superficiale, che di fatto loro chiamano workman huts, che vuol dire le capanne dei lavoratori. Cioè, siccome queste tombe richiedevano 10-20 anni per essere costruite, vicino a una nuova tomba veniva costruito un piccolo agglomerato di casupole dove questi lavoratori egiziani vivevano per mesi e mesi. E queste di fatto sono archeologie. Sono state rinvenute, ovviamente è molto più facile trovare queste che non le tombe stesse, che sono strutture su verticali. E queste vi ho riportato alcune mappe ormai datate che vi fanno vedere come erano costruite, in realtà in modo abbastanza caotico. Non è detto che una capanna dei lavoratori sia direttamente sopra o vicino a una tomba, però di solito la presenza di queste indica il fatto che ci sia stata lavorazione, quindi poi nelle vicinanze viene ricercata la tomba. Questo invece per farvi capire, questa è una mappa del circa 10 anni fa, costruita da un archeologo americano, che aveva cercato di mettere insieme tutte le tracce degli scavi fatti dai vari archeologi. Vedete che il classico archeologo locale va e fa una buca, cioè non è che fa geofisica, si preoccupa. E quindi il sito di per sé è pieno di piccoli scavi che poi vengono ricoperti. Noi addirittura con i radar abbiamo visto degli accumuli
sacchi di sabbia che poi venivano messi per contenere lo scavo superficiale, perché comunque nella valle i primi 3-4 metri sono di materiale granulare. Quindi di tutti questi scavi si trova ancora traccia oggi, però poi alla fine, questa è un'altra mappa che fa vedere, questi sono tutti gli archeologi che hanno lavorato lì, molti di questi sono americani o inglesi, vedete che tutte queste aree sono state soggette a scavo massivo, quindi intorno alla tomba di Tutankhamen, intorno alla collina, sono stati fatti scavi di ogni tipo e in realtà sono stati fatti dagli anni 10, diciamo, fino all'epoca odierna, però non c'è documentazione. Cioè, oggi in Italia se chi fa uno scavo, penso la professoressa Boschi ce lo possa raccontare, è costretto a fare documentazione, magari fare la scan, il drone. Qui non c'è niente. Chiunque abbia scavato, ha fatto forse qualche foto e poi ha chiuso. Tutte queste ricostruzioni dell'estensione dei vari scavi sono state fatte da altre persone che hanno fatto radar, che quindi hanno cercato di correlare le fotografie o alcuni documenti d'archivio con quello che si vede nei primi 2-3 metri della superficie. Questo è per far vedere quello che dicevo prima, quando si lavora in Tutankhamen, che è questa, il tetto a quota 166 metri sul livello del mare, vedete che ci sono praticamente quasi 7 metri dalla tomba di Ramses. Un altro esempio per dirvi quanto sia difficile lavorare in Egitto, abbiamo fatto subito la proposta di fare delle sezioni che lavorassero qui dentro per andare a vedere sotto e non ci hanno mai fatto entrare, mai, e non ci hanno mai dato una spiegazione, semplicemente non si poteva fare. Questo è il radar che abbiamo utilizzato, è uno stream IDS, vedete con il controllo in tempo reale della posizione con un prisma ottico della stazione totale robotica. Questo è un sistema a 8 dipoli, quindi 7 canali spaziati 12 cm. Questa foto è per farvi rendere conto del fatto che cerchiamo di più possibile di monitorare la posizione. È un sito dove un carrello non lascia tracce. Se non si passa non si vede traccia a terra, è pieno di sassi, è difficilissimo muoversi perché è molto sconnesso. Vedete qui il mio collega Federico, che molti di voi conoscono, che a un certo punto comincia a soffrire caldo perché è friulano. Insomma, è difficile, però siamo arrivati a fare questo. Questi sono circa 3 ettari totali di radar. Dove vedete di tutto, anche il percorso delle tubazioni di Ghisa di cui vi dicevo prima, che ci sono diverse posizioni. E si vedono qui, come vi dicevo, qui nella zona ci sono i sacchetti di sabbia, si vedono resti di scavo. Questa è una zona molto interessante perché se vi facessi vedere tutto il filmato delle slice radar, vedreste che a un certo punto c'è un'anomalia molto marcata. In realtà, per grazia ricevuta, adesso AWAS si sta concentrando su questa zona, però non abbiamo grandi notizie, diciamo, su quello che sta combinando in questo momento. Ecco, vi avevo accennato prima alla Valle delle Scimmie, che è un sito bellissimo perché di fatto è un canyon più stretto, come vedete da questa foto, molto poco frequentato, quasi per niente, i turisti non lo conoscono. C'è una bellissima tomba che si chiama Tomba di Ai, che era di fatto, penso fosse il zio di Tutankhamen, quindi il precedente Tutankhamen, però non sono state mai trovate altre tombe rilevanti in questa zona. Quello che però si è trovato recentemente sono questi che si chiamano foundation deposits. Cosa sono? Sono delle piccole buche dove venivano messi degli oggetti votivi che nel momento in cui veniva inaugurato il lavoro della tomba veniva fatto una specie di rito religioso. E questi oggetti, spesso di ceramica, sono stati ritrovati in questo sito. Inoltre vedete che qui ci sono delle capanne di lavoratori che ovviamente per proteggersi dal sole di fatto si erano costruite le capanne addossate alla parete verticale della roccia.
noi abbiamo fatto un 3D elettrico del radar, che di fatto poi ha, purtroppo devo dire, ha scatenato i media, perché il giorno dopo aver visto i risultati AWS è andato trionfante dicendo abbiamo scoperto un'altra cosa. Noi gli abbiamo detto, aspetta, abbiamo trovato le anomalie, ci sono complessità geologiche, ci sono sicuramente dei riempimenti legati alle varie inondazioni d'acqua, però per loro era importante dichiarare che avevano trovato qualcosa. Di fatto questo è successo più o meno questo periodo l'anno scorso, poi da febbraio hanno cominciato a scavare con 130 persone a Marco. E tutto questo adesso lo vedrete in questo documentario del Discovery Channel, però siccome non hanno continuato a credere alla geofisica, di fatto non hanno trovato niente, perché hanno usato questo nostro lavoro per avere una specie di kick-off mediatico, e poi hanno deciso che comunque la gloria doveva essere residente in Egitto, e hanno deciso di non fare più geofisica. In questo momento la televisione, i produttori inglesi che lavorano per Discovery Channel stanno premendo affinché AWS ci faccia tornare laggiù per dargli la mano. Di fatto stanno soltanto spostando pietre e mangiando pezzi di queste colline affioranti, hanno trovato soltanto alcuni pezzi di ceramica. E vedete come si lavora mettendo elettrodi dappertutto. Immaginatevi in un sito come questo, noi abbiamo battuto con la stazione totale tutte le rocce, tutte, perché non si può escludere che nessuna di queste strutture in pietra conduca corrente, quindi se devo fare una tomografia corretta di questo posso distribuire gli elettrodi dove posso, però devo anche fare tomografia completa. Condizioni di lavoro, come vedete, abbastanza difficili. Questo fra l'altro è un direttore di un museo egiziano, era talmente contento di quello che facevamo che veniva a darci una mano, e attualmente sta facendo il dottorato al Politecnico di Torino, perché diciamo, si è appassionato un po' dell'Italia. Questa è la vista dall'alto, vedete come sono fatte queste capanne. Tutt'oggi sono in vita, manca solo il tempo. Sono state trovate dentro tavolette che descrivevano la vita di questi lavoratori, che scrivevano quello che gli succedeva tutti i giorni, se mangiavano il riso piuttosto che altre cose. Insomma, dal punto di vista archeologico, oggi forse noi italiani daremo più peso a questo che non andare a far dare fastidio ai difunti. E questo è il risultato della tomografia elettrica. Vedete che c'è chiaramente una grossa influenza della parte geologica. Vi rifaccio vedere, vi guardate che fratture ci sono con tutti i contatti verticali. Quindi se io vado a fare tomografia elettrica, questa è una vista in piano, trovo contatti tra formazioni diverse. E trovo anche materiale molto conduttivo, perché? Perché vedete che qui c'è una curva, diciamo il flusso idraulico arriva da monte, qui c'è di fatto un accumulo di ansia che ha generato, vedrete nella sezione, la bellezza di 5 metri di accumulo di sedimento. Questo che vedete, questa è la parte pianeggiante di oggi, questo è il salto sopra e qui sopra ci sono le capanne dei laboratori. Ma vedete che di fatto questa valle poteva 3.000 anni fa trovarsi anche più profonda di 7 metri. Questa parte resistiva che vedete in alto è lo scavo che AWS ha fatto nel 2010, che non ha trovato niente, perché ha scavato pensando che in questo punto ci fosse la base della roccia, invece la base della roccia era molto più profonda. Noi gli abbiamo indicato questa anomalia, che effettivamente è molto strana, perché se guardate si trova praticamente di faccia rispetto a questi foundation deposits che di solito vengono fatti di fronte alla direzione della tomba. Quindi nelle 64 tombe trovate spesso questi oggetti indicavano o in un asse o in perpendicolare la direzione della tomba. Quindi quando hanno visto questa anomalia qui si sono convinti che ci fosse una tomba, hanno cominciato a scavare. Il problema è che qui hanno raschiato la roccia, come vi immaginate dalle foto, non è proprio facilissimo da intaccare, e dimenticandosi della geofisica, ci hanno speso un mese, e finito quello, hanno detto no, non c'è niente,
lasciato andare a destra e a sinistra. Oggi, diciamo, a distanza di 9 mesi, hanno intaccato almeno altri 6-7 siti come questo, senza nessun criterio. Diciamo, vabbè, sono persone che forse in Italia non gli avrebbe permesso di fare archeologi. Questo è il radar che vedete fatto nella valle, vedete che ci sono anomalie profonde di circa 3 metri, 2 metri e mezzo, che ricordano molto quelle che sono altre capanne. Quindi non sarebbe assolutamente fuori luogo trovare nella valle sepolte, ovviamente da copertura di valle, altre capanne della valle. Vedete, io ho lasciato queste slide perché sono le stesse cose che abbiamo presentato al Ministero egiziano come conclusioni della nostra presentazione dell'ottobre 2017. Dicevamo, possiamo fare molto con la geofisica, possiamo mettere su un programma ambizioso di lavoro lavorando insieme agli egiziani. E dicendo, abbiamo detto, siamo disposti a fare il training di ricercatori locali, a integrarci con gli archeologi locali. Non è mai successo neanche tutto questo. E oltretutto vi abbiamo suggerito di lavorare pesantemente con l'aiuto di un geologo per capire se un tipo di roccia poteva essere favorevole a scavi. Il nostro obiettivo era quello di creare un sistema per fare topografia 3D e integrare geofisica, geologia e archeologia. Questo in parte è stato fatto, creare un GIS con tutti i nostri turisti, ma vedete che mentre loro puntano a incassare soldi dalle televisioni, dovrebbero capire che forse oggi come oggi su un telefonino, visto che laggiù funzionano benissimo e costano anche meno di quelli di comunicazioni telefoniche, potrebbero dare mappe, informazioni ai turisti direttamente sui smartphones e magari usare droni per fare mappature topografiche più in dettaglio. Considerate che per esempio la fotogrammetria dal drone in Egitto può essere fatta da una sola ditta che ha la licenza di volare in Egitto per fare fotogrammetria. Se si vuole fare una cosa del genere bisogna andare a parlare con questi, farli volare col drone e poi eventualmente prendere i dati. Ancora vi faccio vedere invece la parte relativa allo studio, diciamo, vedete che queste sono slide preparate dal professor Zambuelli, che credo che molti di voi conoscano, il Politecnico di Torino, è buffo come lui l'ha chiamata la teoria dal sottocuore a falsificazione, nel senso che questa slide ci è stata proposta da un archeologo inglese che si chiama Nicholas Reeves e che è colui che ha scatenato il confronto tra archeologi di mezzo mondo sul fatto che ci potesse essere o meno una continuazione della tomba di Tutankhamon. Lui ne era convinto e addirittura aveva tracciato queste possibili posizioni. Questo lo vedete in pianta. Cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo tagliato la testa al toro, come si dice. Abbiamo preso 3 antenne di frequenza diversa, invece di fare scansioni, diciamo una scansione per muro, abbiamo fatto il massimo possibile, cioè abbiamo cercato di fare 3D con tutte le antenne, alcune usate in orizzontale, altre in verticale a seconda dell'utilizzo. Ci siamo costruiti dei piccoli baldacchini in legno e alluminio per poter far scorrere le antenne. In realtà abbiamo costruito anche, vedete, questo è il baldacchino per far scorrere l'antenna da 2 GHz. Ovviamente tutto quello che abbiamo fatto dentro è stato monitorato dalla stazione totale per poi restituire, diciamo, il massimo livello di comprensibilità e di fruizione del dato. Queste sono un po' per farvi capire quanto abbiamo coperto. Tanto più in alto non si può andare perché abbiamo sollevatori che a oltre 4 metri non potevano andare. Però, diciamo, l'importante era coprire la parte bassa perché la teoria di questo inglese è che ci fossero di fatto delle porte nascoste che conducessero ad altre stanze. Che cosa molto comune, quasi tutte le tombe etrusche, le tombe egiziane, scusate, la toscana un po', quasi tutte le tombe egiziane hanno presentato serrati per nascondere altre cose. Addirittura in alcuni sono trappole proprio per proteggere altre parti della tomba.
Quindi non era sbagliato ipotizzare in generale che possono esserci delle strutture come questa, si trattava di dimostrarlo. Vedete qui addirittura abbiamo fatto un sollevatore telescopico che ci ha permesso di portare su questa antenna, che in realtà è un box da 34 antenne, che forse vedete, si chiama string C, che si usa principalmente per fare mappature preventive della fibra della posta della fibra ottica, però questo porta 34 antenne a 600 MHz, l'abbiamo fatto scorrere con ovviamente il supervisore egiziano che stava attentissimo che non ci avvicinassimo per mettere a rischio, e vi posso garantire che in 5-6 giorni lì dentro non abbiamo mai sfiorato questi dipinti. Queste sono invece le misure con le 600 MHz, stream. Abbiamo fatto le misure anche a 200 MHz, perché in ogni caso in una roccia del genere a bassa frequenza ci si può aspettare che si possa penetrare anche diversi metri. Però l'idea era di fare alta frequenza per vedere se ci sono discontinuità nel muro che giustifichino la presenza di una porta, oppure capire se ci fossero anomalie che erano non direttamente collegate a quella stanza, ma comunque vuoti non conosciuti. Abbiamo fatto tutto questo per farvi rendere conto di quanti metri quadri e metri di profili abbiamo fatto in una settimana, vari esempi di elaborazione, dati complicatissimi per un motivo direi inaspettato, cioè la malta, che è fatta di un mix organico e anche con del minerale che abbiamo poi potuto anche constatare in altri fondi, che veniva usata come base dei dipinti, è una malta estremamente conduttiva. Quindi queste cavità sono sì vuote, ma sono ricoperte da uno stratellino di materiale conduttivo. Questo fa sì che, essendo a quel punto una camera tipo gabbia di Faraday, ci si spara rara da dentro, c'è una componente del segnale che viaggia sulle pareti e che quindi crea rimbalzo. Ed è il motivo per cui i giapponesi e gli americani hanno avuto difficoltà a dimostrare una cosa al contrario. Noi ovviamente abbiamo fatto taratura nei punti dove c'è il muro, ma dietro c'è una stanza conosciuta, abbiamo misurato la velocità per capire gli spessori, vedete già da questi quanti segnali di rimbalzo di ringing derivano dalla strato superficiale. E siamo arrivati in fondo, abbiamo dato agli egiziani questo tipo di rappresentazione sia planare che tridimensionale. Le uniche anomalie rilevanti sono di fatto quelle dovute a riparazioni note, quindi ci sono dei buchi nel muro che sono stati di fatto riempiti perché la roccia si sfalda, c'è una grossa frattura che taglia con un certo angolo il tetto qui. E abbiamo fatto vedere che questi rimbalzi, che dal giapponese erano stati ritenuti come possibili stanze, in realtà i calcoli fanno vedere che sono esattamente il rimbalzo della parete di posta. Essendoci una bellissima roccia calcarea, ma un rivestimento conduttivo, bisogna stare attenti ai rimbalzi dell'onda. Diciamo, vedete, questa è una delle due riparazioni, si vede benissimo, ma c'è una cosa larga circa mezzo metro, ma che non ha niente a che vedere con una stanza. Vi potete immaginare il disappunto degli egiziani, perché c'erano nel ministero i tifosi della nuova torre di Tutankhamen e i tifosi Awas, tra l'altro è quello che non voleva trovare la tomba, lui è stato contento, ma gran parte dei media e degli egiziani non sono stati contenti. Come sempre succede, noi geofisici siamo soggetti al cliente. No, quante volte vi sarà capitato una discarica che vi chiedono di dare certezza che non c'è percolato che esce dalla discarica, su un argine, un diaframma che non perde acqua, e qui tutti volevano che trovassimo la tomba di Tutankhamen, però non c'è. Anzi, scusate, la tomba di Nefertiti, perché la teoria che questo eventuale passaggio nascondesse la tomba di Nefertiti, che era la regina, diciamo, demonizzata dopo la morte la successiva dinastia, che quindi la tomba sarebbe stata nascosta per non farla ripiegare. E niente,
chi avesse curiosità, c'è già un articolo pubblicato dall'anno scorso sulla parte elettrica, abbiamo in review anche l'articolo sulla parte radar, i report che descrivono questo lavoro sono tutti pubblicati e disponibili all'ambasciata italiana al Cairo, che pur essendo rimasta per circa 2 anni senza ambasciatore, però ci ha aiutato moltissimo. Anzi ringrazio la dottoressa Capriotti per tutto quello che ha fatto e speriamo che insomma abbia un seguito e che gli italiani continuino a fare cose positive in Egitto. Grazie.